Benvenuti in questo nuovo vlog. Buona domenica sera. Ho fatto la mia skincare, no, la mia skincare, mi sono struccata. Ho provato il latte col pannetto, non è male, mi lascia la pelle morbida morbida. Ma che bella abbronzatura che ho! Non si vede, ma sono scura. Bella scura scura, domani mare. Questa settimana l'ultima intensa di mare. Voglio finire. Non ce n'è più. Io sto siero. La care. Smaltimento. Ah, hai visto, le sopracciglia si sono sistemate, si sono scurite. Ma 2 giorni fa, quando me le sono tinta, sembravo un marrabbio di Licia, cioè tipo scurissime, proprio scure anche qua davanti. Questa mi sa che ultime modo saggio. Iniziamo la routine della skincare bella sistemata, perché sapete che di sera mi testate un po' come scoccia. Metto la crema, la metto perché cosa non ce n'è più. Ah, l'ho finito, non ci credo. È strano. Vuoi uscire? Sì, ancora vuoi uscire. Anche questo. Come vedete, non ho fatto più una serie di video. A parte che per una d'estate, diciamo un po'. Avevo anche pensato di fermarmi, perché è giusto andare in vacanza. Però dico, vabbè, tanto, che sto facendo? Sto registrando questa. Nel senso, dovrei staccarmi un pochino dal cellulare. Però nel frattempo che sto facendo questi 2 minuti, vi saluto. Magari un'apparizione una volta a settimana. Non ho fatto più, per esempio, i preferiti, ma non ho tempo. Cioè, non ho tempo. Diciamo che spesso mi capita che io non guardi serie TV, che io non guardi, che io non legga, quindi, cioè, perché comunque lavoro e faccio altro. Credo ci sia l'ultima applicazione di questo contorno occhi, che non è stato male, ma proviamo. Abbiamo questo, cioè la Love Care di questo stesso. Di questi stessi ingredienti, questa è molto buona. Crema giovinezza anti-età, sempre di Tesori di Provenza. Devo dire che è molto, molto buona. A parte che a me piacciono questi profumi, particolare è buonissima questa come profumo. È un po' grassetta, però per la pelle, per la sera va benissimo. Che comunque è una coccola, soprattutto anche con la pelle secca dal sole. Comunque, sto dicendo questo, magari a settembre riprenderò un po' più di tipologie di video. Sì, perché ripeto, capita che io abbia 100.000 impegni. Ora, per esempio, sto iniziando, non è che non ho visto serie, sì, le ho viste le serie, oppure faccio proprio un video sulle serie che ho visto nel periodo, perché potrebbe essere. Ho iniziato una su, ho visto un paio di puntate su Prime. Si chiama L'estate nei tuoi occhi, mi sembra. È di adolescenti, però a me non piacciono molto le serie con gli adolescenti. Mi piacciono più i film, diciamo, con le persone, diciamo, di una certa età. Però questa è carina, molto, sembra fresca, spensierata, ed è comunque sembra fatta bene. Per questo ho iniziato a vederla. Vediamo, come ho visto comunque 3 puntate. E c'è la seconda stagione in atto, ogni venerdì c'è una puntata, quindi ancora devo finire la prima stagione, però tanto sono 7 puntate. Va bene, io mi vado a vedere una puntata di questa serie. Nel frattempo è buona domenica ancora a voi, anzi ciao, buonanotte. Buon lunedì, buon 14 agosto. Sto facendo la mia. Yogurt bianco greco, miele, mirtilli, semi di girasole, bastoncini di crusca. Completissima stamattina. Facciamo una bella colazione. E poi vediamo stasera. C'è una festicciola fra amici. Intanto ce ne andiamo al mare. Questi giorni ci godiamo queste ultime settimane di ferie. Questa è quella più intensa, perché poi mio marito rientra al lavoro, io no.
Quindi mare, 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 mare. Passeggio per la vigilia di Ferragosto per le vie di Palermo. Facciamo i turisti, guardate che bella questa torre con l'orologio. Questa si chiama Via dell'Orologio, piena piena di locali. Ora stiamo andando a cercare un locale per mangiare qualcosina anche noi. Ora passeggiamo un po'. Di fucsia vestita. Siamo in una panineria che si chiama Food. Dove si dice? La caratteristica è che scrivono tutto quello che si legge in italiano. Cosa? Sembrano buonissime patate fresche con la cucciola. No, vabbè. Il mio bagno si chiama Beautiful, e come vedete c'è scritto Beautiful, non come si scrive, ma come si legge. Niente. Porchetta, ragusano dop, fate di olive, verdurina all'orto. Invece quello che volete, guardate, è un hamburger con dentro il mondo. Questa si chiama Piazza Olivella. C'è una bellissima chiesa anche di là. Ed è piena piena di locali dove abbiamo mangiato. Noi abbiamo mangiato qui di fronte alla chiesa. La parte di Palermo piena piena di ristoranti anche qui. Non tutti vanno a fare le feste, i falò, vero? C'è anche gente che come noi resta in città. Louis Vuitton. Non ci sono mai entrata in questo negozio, penso che non ci entrerò mai. Si sembra accollatissima, ma sapete, non è proprio accollato, questa sera si sta bene. Poi sono andata a messa, quindi mi serviva qualcosa, attaccare un po' alto. Poi ho i capelli legati perché altrimenti sono gonfi, che ho fatto lo shampoo. Il tempo che si ammansueta, che si addolciscano, che si quietano, non lo so come si dice. Comunque abbiamo mangiato benissimo. Adesso abbiamo fatto una passeggiata, stiamo andando a mangiare un gelatino col mio maritino. Soli soletti. No, vabbè, di nuovo tutta la montagna a fuoco, questa volta Monte Pellegrino, ragazzi, proprio di fronte a casa mia. Ma perché devono fare tutto questo? Guardate ancora, sta prendendo fuoco tutta la montagna, ma di cui io basta, però. Ferragosto, buona festività dell'Assunta, noi la chiamiamo così. Vabbè, c'è anche la banda a Mondello, non lo so perché, vabbè, sicuramente perché è festa e c'è qualcosa. Non lo so perché nello stabilimento è entrata la banda, c'è anche tutta la polizia fuori, magari c'è qualche manifestazione che non sappiamo. Vabbè.
Noi siamo appena arrivati perché abbiamo fatto un po' tardino, ma staremo qui tutto il giorno a goderci il nostro mare. Ancora brucia, ci sono ancora focolai, piccoli piccoli, ma ecco il mitico signore del cocco. Cocco, guardate che splendore d'acqua oggi. Buon 16 agosto, ultima settimana di ferie oggi, mercoledì, e noi c'è ancora questo splendido mare. Ciao! Ciao, ciao! Noi relax, stasera poi usciremo, andiamo a fare il torneo sotto noi di Burraco. Buon sabato, ormai è sabato pomeriggio, mi sto preparando per andare a messa, trucco semplice, con canotta e pantalone bianco. Oggi credo di non avere vloggato, non avere preso, non ho messo nessun pezzone, nessun, neanche il buongiorno. Devo dire la verità, l'ultima settimana, gli ultimi giorni di ferie anche di mio marito, quindi mi sto un po' più dedicando a lui, e quindi ho toccato pochissimo il telefono in questi giorni. Mi pare normale che io inizio a fare un video, non so se di sottofondo si sente qualche bambino giù in strada che gioca con una macchinina tipo telecomandata e fa rumorissimo. Comunque, io volevo almeno salutare e dirvi che questo vlog sarà tutto di relax e di mare. Penso proprio di sì. Vabbè, anche il prossimo, anche ancora la stagione ce l'abbiamo per andare al mare, la cabina fino al 15 settembre. Però andremo poi solo il pomeriggio. Certo. E quindi vi saluto. Buon sabato.